Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, una puntata speciale monotematica dedicata alle iniziative che il Consiglio regionale ha promosso in occasione della Giornata della Memoria, una seduta solenne che si è svolta al Museo della Deportazione della Resistenza di Prato. Vi proponiamo le interviste che abbiamo raccolto. Il Consiglio regionale esce dall'aula di Palazzo del Pegaso per la seduta solenne dedicata al Giorno della Memoria e sceglie il Museo della Deportazione e Resistenza di Prato per ricordare le vittime dell'Olocausto. Dobbiamo tutti insieme scongiurare il pericolo dell'oblio, ha detto, aprendo la seduta, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Abbiamo scelto in maniera simbolica quest'anno di uscire dal Consiglio regionale, di venire in uno di quei luoghi, come potete ben vedere, in cui si tocca con mano le barbarie del nazifascismo, in cui si tocca con mano quanta violenza c'è stata in quel tempo. È compito nostro, delle istituzioni, è fare in modo di arrivare a più persone possibili. Il compito delle istituzioni è quello di andare nelle scuole, di incontrare le ragazze, i ragazzi, di chiedere a loro un nuovo patto, il patto di tramandare, di parlare con i loro compagni, di fare in modo che insieme tutto quello che è accaduto non accada più. E finisco. Noi dobbiamo davvero cercare di essere vaccino contro l'indifferenza, perché spesso si pensa che quello che accade lontano da noi non tocchi noi. Pensate a quello che sta accadendo a poche centinaia di chilometri da noi, una guerra che pensava non potesse più accadere in Europa, invece è accaduta di nuovo. E allora a noi anche il compito di lavorare perché ritorni la pace e perché davvero quello che è accaduto non accada mai più. Purtroppo assistiamo ancora oggi nel nostro paese, in Europa e anche nel nostro territorio, a pericolosi rigurgiti nazifascisti, episodi che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. Penso allo sfregio, all'episodio che ha vandalizzato una delle pietre di inciampo nel territorio della città di Firenze. Ecco, di fronte a questi episodi noi non possiamo banalizzare, non possiamo sottovalutare, dobbiamo coltivare la memoria, dobbiamo salvaguardarla e dobbiamo promuoverla, soprattutto fra le giovani generazioni che purtroppo avranno sempre più raramente la possibilità di ascoltare dalla voce delle donne, degli uomini, dei testimoni che hanno vissuto sulla propria pelle gli orrori del nazifascismo, il periodo più buio e vergognoso della nostra storia. Per dirla con il linguaggio della pandemia, il linguaggio che abbiamo imparato ad utilizzare in questi mesi, in questi anni, la memoria è il vaccino più potente che abbiamo. Ecco, io credo che per far sì che ciò che Liliana Segre, su cui ci ammonisce quotidianamente Liliana Segre, la Shoah, il nazifascismo, quell'orrore, i campi di sterminio, non possono e non devono diventare prima una riga sui libri di storia e poi neanche più quella. Il consiglio solenne di questo pomeriggio, l'iniziativa con tantissime studentesse e tanti studenti toscani questa mattina, la giornata del 27 gennaio e più in generale l'impegno quotidiano che dobbiamo portare avanti come istituzioni di un paese libero e democratico e antifascista su questi temi è assolutamente fondamentale. Facendo seguito a mi ha colpito molto qualche giorno fa una nostra illustre, straordinaria, eccezionale concittadina, connazionale, Liliana Segre, proprio presentando a Milano le giornate del Giorno della Memoria, ha detto: sono pessimista, penso che gli italiani siano un po' stufi di ascoltare la storia degli ebrei, penso che tra qualche anno la Shoah sarà raccontata in pochi libri, in poche righe nei libri di storia. Ecco, io diciamo, spero davvero di mandare un messaggio di conforto alla senatrice Segre. Il Museo della Deportazione è un luogo in cui quotidianamente la memoria viene rinforzata, ne vengono espressi ulteriori aspetti, vengono ricercate verità, vengono raccontate storie in una città che prima di tutte le altre ha compiuto il gesto di memoria forse più difficile ma anche più potente, quello del gemellaggio che ci lega al luogo in cui i pratesi furono deportati nel campo di concentramento. Sono quasi 35 anni di gemellaggio la città di Ebens e questo luogo ne è un'ulteriore testimonianza.
il gesto di attenzione della Regione Toscana, e voglio ringraziare il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Presidente della Giunta ovviamente Eugenio Giani per aver scelto Figline, Museo della Deportazione, per questo luogo, e vuole essere un'ulteriore tappa, un ulteriore racconto nel far sì che le preoccupazioni della senatrice Segre scompaiano. Ci è sembrato il modo migliore per celebrare i 20 anni del museo, che è stato fondato appunto grazie al volere della sezione ANED di Prato, con i sopravvissuti agli arresti del marzo del 44, che hanno fortemente voluto che ci fosse un luogo fisico dove ricordare la deportazione dei propri concittadini pratesi. Arrestati in oltre 150, ne tornarono solo 18, quindi è il modo giusto per rendere omaggio alla loro volontà e per riflettere sul ruolo che la memoria ha oggi. Come ha detto Liliana Segre, rischiamo che ci sia solo una riga sui libri di storia tra un anno, ma noi non lo permetteremo. Quindi la memoria oggi deve diventare un diritto fondamentale nell'istruzione dei nostri ragazzi per costruire cittadini consapevoli. Per noi è un grandissimo onore ospitare il Consiglio regionale della Toscana nella sua seduta solenne per il giorno della memoria. È un onore, un piacere, a dimostrazione del fatto che il nostro museo, un po' periferico quassù a Figline di Prato, ma è un museo di rilevanza regionale. Infatti sono anni, cioè molti anni, che lavoriamo con e per la Regione Toscana. Tra i relatori, presente Paolo Pezzino, presidente dell'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti storici della Resistenza e dell'età contemporanea. La memoria va sempre accompagnata allo studio della storia. I nostri testimoni, ovviamente, per motivi anagrafici, ci stanno lasciando, ma è bene incrementare lo studio di quello che è successo, perché è indubbio che la Shoah e l'olocausto di altre categorie a opera della Germania nazista e dei suoi alleati ha rappresentato uno spartiacque del XX secolo, dimostrando cosa può arrivare a fare uno Stato civile, come era lo Stato della Germania, quando cade in mano a dittature di tipo totalitario. E quindi è bene insegnare quello che è successo, perché purtroppo il mai più ancora non si è avverato. Ancora oggi nel mondo ci sono genocidi e pulizie etniche. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato il ritorno del treno della memoria. Tornerà regolarmente l'anno prossimo. La Toscana ha vissuto finora 12 treni della memoria. Tutti gli anni noi abbiamo cercato di vivere un anno il Mandela Forum, un grande ritrovo dei giovani, e l'anno dopo il treno della memoria. Quest'anno non abbiamo avuto il treno della memoria, semplicemente perché ancora, quando dovevamo programmare la giornata di oggi, non sapevamo se il Covid ci avrebbe condizionato, e quindi partiremo per l'organizzazione il prossimo anno. Io stamani l'ho detto a Tatiana Bucci, colei che in qualche modo oggi è il simbolo, lei che ha vissuto fino all'ultimo giorno ad Auschwitz, il ricordo quando ci accompagnò in una nottata incredibile nel treno, quando i ragazzi erano così coinvolti che, arrivati alle 6 la mattina ad Auschwitz, vivevano già il senso, il pathos di quello che significava. Il prossimo anno avremo il treno e, come al solito, ogni anno alterneremo il treno a un grande ritrovo. Proprio sul treno della memoria è intervenuto il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, che ha ricordato la sua partecipazione a questa esperienza. Credo sia uno dei ricordi più significativi della mia vita avere partecipato all'ultimo viaggio della memoria verso Auschwitz. Un viaggio che ha segnato proprio il mio modo di pensare, il mio modo di essere. È stato per me determinante, un'esperienza che, dicevo oggi, presso una scuola aretina dovrebbe essere istituzionalizzata. Penso che sia un dovere di ciascuno di andare almeno una volta nella propria vita ad Auschwitz per capire quello che è stato, perché quando ci si reca si capisce ancora meglio l'orrore, che non deve più ripetersi. La violenza e la dittatura devono essere bandite.
deve essere uno degli sforzi principali di chi fa parte delle istituzioni, e queste non dovrebbero essere parole di circostanza, parole retoriche, parole soltanto per questa giornata. Dovremmo tutti i giorni, noi che facciamo parte delle istituzioni, alzarci e improntare il nostro agire al bene comune, ma anche al rispetto dei valori e delle differenze. Il Consiglio regionale si è riunito in un luogo simbolo, così come ce ne sono tanti in Toscana, a simboleggiare quello che è stato il contributo e il tributo dato dalla nostra terra alla lotta di liberazione e alla resistenza. Ma oggi è il giorno della memoria, siamo a ricordare quella che è stata la più grande tragedia umana, frutto del razzismo, del fascismo, del nazismo, dell'intolleranza. Ma è giusto avere la memoria per legge, ma la memoria dobbiamo averla tutti i giorni, ad iniziare da rappresentanti delle istituzioni e tutti i cittadini, per contrastare ogni episodio, anche piccolo, di violenza, di sopraffazione, di razzismo, di antisemitismo, di intolleranza. Questo è sicuramente il miglior modo per rendere omaggio e onore a tutti quelli che hanno perso la vita combattendo e nei campi di concentramento. Credo che veramente noi dobbiamo impegnarci tutti i giorni e di più per essere operatori di pace. Fra l'altro abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, e questo ci dice che ancora oggi c'è bisogno di queste giornate e c'è bisogno dell'impegno di tutti noi. Giornata della memoria, è dovere del Consiglio regionale della Toscana fermarsi per provare a tutti insieme a condividere quello che è la condanna di un orrore, l'antisemitismo, le leggi razziali, e ovviamente in questo momento, in questo contesto storico così delicato in Europa, dove la guerra in Ucraina ha riportato, diciamo, degli orrori che pensavamo essere ormai abbandonati alla storia, da parte nostra il senso di responsabilità ci porta a condannare ogni forma di discriminazione, di antisemitismo, ogni forma di supremazia dell'uno verso l'altro. Ogni guerra nel contempo stringe la nostra comunità agli ebrei, a una comunità che ha lottato, che oggi deve essere da parte nostra accompagnata verso veramente un riscatto, la possibilità che la Toscana si faccia carico ovviamente di combattere ogni forma di discriminazione, è compito di tutte le istituzioni indipendentemente dalla nostra provenienza e dalla nostra partecipazione ad iniziative politiche di parte. L'abominio della Shoah è una macchia indelebile nella storia dell'Europa, e anche in Italia la dobbiamo sentire con il giusto carico di responsabilità storica, che ancora per certi versi fatichiamo ad assimilare. Siamo in un'epoca adesso, stiamo attraversando degli anni in cui gli ultimi sopravvissuti ai campi di sterminio ci stanno lasciando, e questo ci dà la responsabilità di questo carico storico che abbiamo il dovere di tramandare, perché quello che è successo durante la Shoah, quello che è successo al popolo ebraico, non si ripeta più, nonostante i venti di guerra continuino a soffiare sul nostro pianeta e nonostante le guerre non abbandonino ancora la nostra storia. Ecco, questo è il nostro dovere, lo abbiamo come cittadini, lo abbiamo come istituzioni, lo abbiamo nei confronti dei nostri giovani, che devono essere in grado di capire ciò che è accaduto e soprattutto devono essere in grado di riconoscere all'interno della società in cui essi vivono quei germi che possano dar luogo di nuovo a dei rigurgiti, se non uguali, analoghi a quelli che hanno sporcato la storia dell'umanità. E questo per noi dovrà essere uno dei passaggi che ci dovrà far capire che giorni come il giorno della memoria devono essere nella nostra memoria, nel nostro cuore, nella nostra azione di politici tutti i giorni. È un messaggio sempre attuale, perché quando si parla di conservare la memoria è un dovere di tutti, e soprattutto quando si parla di leggere anche le pagine disastrose, drammatiche, buie della nostra storia, non ci deve mai essere vergogna. Ma dobbiamo sempre avere il coraggio di fare i conti con la nostra storia, di fare i conti con il nostro passato, affinché chi arriva oggi, chi ha la fortuna di essere giovane, giovanissimo oggi, possa crescere e vivere in un mondo libero da quegli orrori. Quindi non c'è vergogna a rileggere il passato. Le parole della Segre sono parole che meritano di essere sicuramente interiorizzate, lette,
è sempre un messaggio, è una figura, Liliana Segre è una figura sulla quale la politica ha un po' troppo marciato, da una parte e dall'altra. Liliana Segre è una persona che, alla quale ognuno di noi deve un grande rispetto per la sua storia, per le sue vicende personali, e ascoltarla parlare non è mai banale, ma secondo me facciamo un danno anche a commentare o a strumentalizzare o a cercare di tirare per la giacca un personaggio come lei, perché quando parla, soprattutto in occasioni come queste, è sempre un personaggio che parla non dando una lettura, come possiamo dare noi, politica o storica dei fatti, ma avendoli vissuti in prima persona. Io credo che una persona che abbia vissuto quei fatti debba essere sempre rispettata, quindi le parole non sono da condividere o non da condividere, sono semplicemente da ascoltare con grande rispetto, interiorizzare e rifletterci sopra. Questa era la nostra ultima intervista, grazie per la cortese attenzione. Cronache e commenti, come di consueto, torna la prossima settimana.